Ciao, sono 24 ore e oggi risponderò alle 30 Questions by Enterprise Studio. Descriviti in 20 secondi. Ciao a tutti, il mio nome è Marco, in arte 24 ore. E se mi dovessi descrivere in 20 secondi vi direi che mi piace tantissimo parlare, difatti dubito di riuscire in 20 secondi a raccontarvi qualcosa di me, però mi piace parlare, mi piace giocare con le parole e soprattutto faccio molta attenzione ai dettagli, infatti mi piace descrivere le situazioni, mi piace raccontare le situazioni nella maniera più dettagliata possibile, quindi sono innamorato dei particolari. Tre aggettivi per descrivere la tua musica. Passionale, sentimentale e pensierosa. Cosa ti ha avvicinato alla musica? Sicuramente ciò che mi ha avvicinato alla musica è stata la possibilità di ascoltare effettivamente della musica, in particolar modo il genere principale su cui, diciamo, mi sono forgiato fondamentalmente il rap, che insieme alla cultura hip hop mi hanno insegnato dei valori molto importanti. E penso che la cosa più bella del rap sia la possibilità di esprimere un sentimento, un'emozione, un pensiero, un'idea, qualsiasi cosa si vuole, con degli strumenti molto molto semplici. E proprio il fatto che siano strumenti semplici, quindi non avere doti canore diciamo avanzate o una base perfetta, basterebbe veramente una cassa rullante e delle parole, e in questa maniera si riesce veramente a esprimere qualsiasi cosa si vuole. E penso che sia la cosa più bella perché è il modo più diretto di poter appunto raccontare qualcosa che viene dal nostro interno, che spesso invece viene mascherato da una serie di elementi che servono per fare la musica o per fare una qualsiasi tipo di forma d'arte. Voglio intendere proprio la semplicità del rap, che è diretto ed è perfetto così come è crudo e sporco. Cosa provi quando canti? Quando canto provo sicuramente, inizialmente provo una paura immensa, nel senso che sono straemozionato e sono abbastanza adrenalinico in quel momento. Però quando riesco anche, diciamo, anche in questa intervista, in un live, qualsiasi cosa sia, qualsiasi forma sia inerente alla musica, mi fa stare così. Una volta che riesco a ingranare, poi riesco ad essere veramente spensierato e concentrato su quello che sto facendo. I tre oggetti dei quali non ti separi mai. Sicuramente telefono, sigarette e una buona dose di fortuna. I sentimenti bisogna tenerli per sé? Per quanto mi riguarda, i sentimenti non ha senso tenerli per sé, soprattutto in questi giorni di quarantena tutti quanti dovremmo riuscire ad apprezzare molto di più le cose importanti, le cose più semplici che possono essere appunto le parole, i sentimenti nei confronti delle persone e la possibilità di esprimerlo, perché fondamentalmente è quello che ci distingue dagli animali, è la possibilità di parlare, di esprimere un concetto. E quindi penso che cosa più bella non esista per raccontare e descrivere ad ognuno un proprio sentimento in base a una persona, una situazione o qualunque cosa sia. Penso che rivelare i propri pensieri sia la cosa più bello e interessante che ci sia. Sei timido? Non sono timido generalmente, ma dipende dalle situazioni e dipende dalle persone con cui sono. Se sono con le persone giuste non sono timido, sicuramente. Se sono con le persone, diciamo, sbagliate, che non mi sanno prendere, un po' di timidezza esce fuori. Se non fossi un cantante, saresti? Non sono un cantante, ma facciamo conto che lo sono in questo caso, e se non lo fossi vi direi che non saprei cosa fare, sicuramente qualcosa inerente all'arte, però non saprei definire un lavoro, un ruolo, qualsiasi cosa sia netto. Mi piace sperimentare, soprattutto in questo periodo sto facendo tante tante cose in campi diversi, quindi non vi saprei definire un ruolo preciso. Lancia un tuo brano. Vi faccio vedere questa cosa qui. Io, quando ho fatto uscire il singolo che si chiama Chiamami, ho distribuito questi adesivi in giro per Pescara. Li ho attaccati un po' sui pali, su tutti i posti che trovavo più accessibili. Li ho dati alle persone e ho cercato di farvi chiamare questo numero qui, che adesso proverò a chiamare e vi farò capire che cosa succede. Volevo che tu guardassi soltanto di nascosto me, che quando sei da sola sorride le mie storie, che sono solo quello che ti manca, perché ti manco davvero da quando passo e ti vedo, da quando passi e non mi spiego che in fondo eravamo piccoli re,
Il nostro amore è un delitto passionale, un incidente in autostrada con un giubbotto ed un segnale. Yeah. Ti chiedo SOS, mica SMS, sotto la pioggia del venerdì, è un fine settimana all'insegna. Chiamami, che sono sotto, ti vengo a prendere, sì col giubbotto perché piove troppo e ne vorrei anche il doppio se tu sei con me. E queste gocce sono lacrime per me, che no, non posso farne a meno. Yeah, oh. Ogni pensiero su di te vestiva largo. Non trovo la taglia per la nostra relazione, che se si taglia smette di essere una sensazione. E le litigate ormai sono una collezione, bottiglie di vino invecchiate sì dal malumore. Ma lo sai che voglio tutto e subito, ma giochiamoci a carte con i nostri cuori non a dubito. Le prese di mano, le prese per mano, comanda chi sembra più vicino, chi è più lontano. E ho suonato le note su un pentagramma d'asfalto, sotto un sole che mi tiene per il braccio. Ma chi posso essere senza te, senza te? Chiamami, che sono sotto, ti vengo a prendere, sì col giubbotto perché splende troppo, ne vorrei anche il doppio se tu sei con me. E questi raggi sono lacrime per me, che no, non posso farne a meno. Qual è il tuo messaggio in Chiamami? Chiamami è una cantata d'amore che viene descritta tramite una conversazione telefonica. Trovo che una chiamata sia un gesto molto romantico perché si fonda sul gioco del vedo non vedo tra le parti che sono al telefono, e in cui in quel momento sfugge, diciamo, tutto quello che può essere un dettaglio di un sorriso o di uno sguardo. Quindi ognuno deve stare all'impressione che ha dell'altro tramite, diciamo, tramite la voce. Trovo che questo sia un gesto molto romantico, appunto. Dove hai scritto Chiamami? Chiamami è nato in questa camera. Mi ricordo anche il momento esatto. Ho scritto prima di pranzo il ritornello. Avevo messo a fare l'acqua a bollire e stavo per buttare la pasta quando appunto mi è venuto in mente questo ritornello. L'ho scritto. Ho scritto la prima strofa, sono andato in studio, l'ho registrata e poi sono tornato a casa e nuovamente ho scritto la seconda strofa sempre in questa camera. Quindi diciamo che tutta la magia è venuta qui. Il duetto dei tuoi sogni. Con chi? Se dovessi scegliere un artista con cui collaborare, diciamo che ce ne sono tanti, però quello che mi ispira di più fondamentalmente è Joji, che è un artista secondo me poliedrico e inimitabile nel suo stile. Meglio belli dentro o belli fuori? Direi che sicuramente belli fuori è un elemento importantissimo, però comunque belli dentro è molto importante, quindi direi un po' belli dentro, un po' belli fuori. Che cosa pensi dei talent show? I talent show sono dei, diciamo, dei posti bellissimi dove le persone si possono incontrare e sono dei punti di raccolta di tanti talenti anche molto bravi. Il problema è che la cosa che non mi piace è il modo in cui vengono gestiti i talent show, perché appunto sembrano dei contenitori di talenti nei quali vengono tenuti, diciamo, sotto pressione con questo coperchio. Una volta terminato il programma viene aperto e viene totalmente distrutto il contenuto di questo contenitore. Poi esistono comunque anche dei ragazzi o delle ragazze che siano che abbiano comunque imparato qualcosa lì, e questo non lo metto in dubbio.
dubbio e poi l'abbiano riportato fuori. Però generalmente vedo un'eccessiva pressione, anche un po' il discorso che facevo prima con il rap, ovvero con la possibilità di essere diretti nei discorsi. Lì vedo più, diciamo, ingranaggi e meccanismi che si mettono in modo per cercare di far uscire un elemento diverso da quello reale, ecco, appunto, o almeno che viene oscurato l'elemento reale. Un concerto che vorresti vedere. Un concerto che vorrei vedere è sicuramente un live di Post Malone. Il tuo hobby. Il mio hobby, diciamo, oltre quello musicale, è inerente sicuramente al discorso grafico, di cui comunque ormai sono 4 anni che lo faccio, anzi quasi 5, che è nato fondamentalmente per necessità per la mia musica. Non avevo moneta per pagare le grafiche dagli altri, quindi ho imparato a farmele da me. E da quel momento in poi, diciamo che è diventato comunque, oltre un punto d'appoggio per la mia musica, è diventato comunque anche un modo per ascoltare gli altri e i loro progetti e cercare di dar vita effettivamente a qualcosa di unico. Fra le tue esperienze e partecipazioni, quali ricordi con soddisfazione? Fra le mie esperienze, diciamo, quella che ricordo con più contentezza, allora, sicuramente lo Shockwave è stato un momento molto bello, perché diciamo che da una parte c'è una componente personale, in quanto sono stato anche io, ho contribuito, diciamo, alla creazione del festival stesso. E in realtà quel periodo lì è stato davvero strano, in quanto abbiamo suonato a Vegas Jones, a Montesilvano, all'apertura di Vegas Jones, poi abbiamo suonato a Ortona, all'apertura di Mahmood, e successivamente c'è stata l'apertura a Lazza e infine l'apertura a Erconi. E devo dire che è stato un crescendo, e la cosa più bella è stata veramente vedere l'impatto sulle persone della mia musica e ritrovare delle persone che erano venute agli altri live, anche il fatto di chiedermi una foto, cioè nel senso, io fino al giorno prima ero dall'altra parte a chiedere io le foto agli altri. Non me ne faccio nessun vanto di questa cosa, ma veramente per la mia musica personalmente mi ha fatto stare molto bene, perché mi ha fatto rendere conto che forse quei concetti che ho sempre cercato di esprimere stanno arrivando o sono arrivati in quel momento. Quindi sicuramente un po' tutti quelli che ho ricordato, però quello più, i due momenti più importanti che ho voglia di ricordare veramente tanto sono lo Shockwave e sicuramente il 1° maggio di non so quanti anni fa, cioè il video su YouTube dove ho suonato di fronte a tante persone di Pescara a Piazza Salotto, e quella è stata una grande emozione unica, perché è stato il mio primo concerto di fronte a così tante persone. In cosa credi? Credo fondamentalmente in me stesso, non ho un dio degli dei preferiti in questo momento della mia vita, però sicuramente credo in me stesso, credo nel coraggio e nella forza d'animo di provarci continuamente, nell'avere pazienza. Se potessi passare un giorno con un artista vivo o morto, chi sceglieresti? Non saprei chi scegliere fondamentalmente, perché diciamo che, se vi devo dire la verità, musicalmente per la mia infanzia mi piacerebbe passare un momento con Eminem, ma soprattutto con 50 Cent, di cui ero follemente innamorato quando ero piccolo. Se devo rapportarmi alla musica, che diciamo la musica musicalmente come mi sento io oggi, vi direi che probabilmente sarei curioso di parlare con XXX, però non saprei, ci sono così tanti artisti con cui mi piacerebbe magari parlare o condividere un momento, che non vi saprei effettivamente dire e sceglierne uno, diciamo, di punta. Come ti vedi fra 10 anni? Sicuramente fra 10 anni mi vedo ricco, famoso e benestante, su uno yacht. No, scherzo, ovviamente spero di vedermi ancora a fare musica e a farla ancora meglio di adesso, sicuramente di aver imparato tante cose. In realtà sono anche molto curioso di vedermi fra 10 anni, se potessi avere uno spoilerino di come sono tra 10 anni sarebbe molto carino, anche per rendersi conto effettivamente di quello che poi ho portato a termine. Però fondamentalmente sì, spero di stare anche in salute soprattutto. Quali possono essere le chiavi per il successo? Le chiavi per il successo lo state chiedendo comunque alla persona sbagliata, perché non sono famoso, quindi non vi so dare delle giuste chiavi, però fondamentalmente penso che siano la dedizione e la pazienza di riuscire a trovare un modo per esprimere se stessi nel modo più uniforme possibile. Cioè sicuramente il discorso di rappresentarsi nella maniera più vera è sicuramente una di queste chiavi, però poi ci sono tante cose che, diciamo, sono in ballo da questo punto di vista. Però se una persona prova veramente in qualsiasi campo, fondamentalmente prova a mettersi in gioco nella maniera più vera possibile, più sincera, sicuramente qualcosa ne trarrà. Il disco che ti ha cambiato la vita.
Sicuramente il disco che mi ha cambiato la vita è stato il disco di Sangue Misto, SXM, del 94, e il primo disco di Salmo, The Alien Chainsaw Massacre. Sicuramente questi sono i due dischi che più mi hanno alterato la percezione della musica che avevo, perlomeno, che mi hanno comunque fatto riflettere tanto. Presenta il tuo prossimo brano. Vi presento Fulmini così. Aspetto in una tavola calda, mentre parlo della mia giornata, in una brutta serata d'inverno, pure al Pakistano si è fermato il tempo. Vorrei un tuo bacio ma sono inciampato, tra le scale del tuo condominio. Vorrei una carezza perché odio la tua assenza, tra un fiato o un secondo tasma è vivo. E giuro vorrei chiamarti, ma ho finito i minuti. Forse non ho scuse per giocare al gioco dei muti. Vorrei squillare il tuo numero per stare in silenzio. Dirti che sono uno stupido. E anche se volessi, le nostre scarpe sono sotto due letti diversi. E le tue mani sui miei capelli non mi darebbero più i nervi. Abitiamo in città, ci ammazziamo di storie. Poi domani chissà. Non ci bastano 24 ore, prima metro poi tram. Milioni di persone chiusi dentro WhatsApp. Non ci bastano 24 ore. E se ti dicessi addio sarei come gli altri. E se ti dicessi t'amo sarei un apostrofo tra le parole, rimani e rimpianti. Le nostre serate le passiamo, ma non passano su di noi. Che siamo incasinati più di ciò che credo, ma poi finiamo a far l'amore in una stradina con un solo lampione. I fulmini che belli si toccano le nostre anime. I fulmini che belli si toccano le nostre pagine. Abitiamo in città, ci ammazziamo di storie, poi domani chissà. Non ci bastano 24 ore, prima metro poi tram. Fulmini che belli, milioni di persone con le nostre anime chiusi dentro WhatsApp. Fulmini che belli, non ci bastano 24 ore. Abitiamo in città, ci ammazziamo di storie, poi domani chissà. Non ci bastano 24 ore, prima metro poi tram. Milioni di persone chiusi dentro WhatsApp. Non ci bastano 24 ore. Perché fulmini? Perché fulmini? Allora, fulmini perché ho cercato di rappresentare una tempesta interiore, sentimentale e anche di idee che penso che un po' tutti passiamo in ogni periodo della nostra vita fondamentalmente. Ed è un modo anche coscienzioso per rendersi conto di essere vivi. Più in generale, diciamo, per quanto riguarda il titolo, ho cercato di rappresentare, di rifarmi a quel momento di quando si è piccoli e di quando si ha paura dei fulmini, dei tuoni, delle tempeste e ci si nasconde sotto le coperte, nell'armadio o in un posto, nel posto più strano possibile che ci faccia sentire, diciamo, più difesi possibile. La cosa bella in quel momento è che quando, diciamo, ci viene donato dell'affetto, della comprensione per risolvere quel momento di paura, e quando ci viene spiegato che effettivamente non bisogna avere paura. Quello penso che sia un momento abbastanza catartico e importante nella nostra vita, e mi piaceva sottolinearlo appunto facendo riferimento a questo momento e mettendolo in contrapposizione al fatto che quando si cresce ci si sente veramente come delle grandi città, super evoluti, immuni a qualsiasi problema, super forti, e non ci facciamo almeno all'apparenza spaventare da nulla. Ed è brutta questa cosa, perché dovremmo tutti quanti un po' mostrare i sentimenti, come dicevo prima, e sicuramente mostrare anche le proprie debolezze per cercare di essere capiti di più e per capire gli altri, ovviamente. Quindi mi piaceva appunto mettere in contrapposizione questi elementi facendo riferimento appunto al fulmine. Quando hai scritto la tua prima canzone? La mia prima canzone non mi ricordo neanche quando l'ho scritta forse in quarto superiore, quindi circa 6-7 anni fa, non mi ricordo. Si chiamava Un lupo nelle Ande, quello me lo ricordo. Preferiresti cambiare il tuo passato o controllare il tuo futuro?
Del mio passato non cambierei niente, sono contento di tutto quello che ho fatto. Forse l'unica cosa che cambierei è iniziare a cantare, o meglio, iniziare a fare musica prima. O comunque, diciamo, un percorso più coerente sin da quando sono piccola. Quella è l'unica cosa, diciamo, che ho da recriminarmi del passato, ma non potevo saperlo che mi sarebbe piaciuto fare la musica. Però comunque, no, non recrimino niente, il mio passato sto bene così e non preferisco neanche controllare il mio futuro. Spero ovviamente che vada nel miglior modo possibile, ma non mi piacerebbe dargli dei binari fissi. La cosa più folle che hai fatto. La cosa più folle che ho fatto è stata scrivere una canzone su Folle, che si chiama appunto Folle, e quindi andatevela a sentire su YouTube. Quanto costano gli obiettivi e i bisogni da raggiungere? Gli obiettivi e i bisogni costano spesso tanto e costano molto. Sì, direi che costano molto e costano tante rinunce e anche tanti sacrifici. Però se si è disposti a farli vuol dire che sono cose importanti almeno per se stessi. Poi che abbiano veramente il risultato sperato non è detto, ma la cosa più importante è dimostrare innanzitutto a se stessi di essere importanti da questo punto di vista, quindi concentrarsi su ciò che la nostra testa ci dice, ma anche dimostrarci di volerci veramente bene, sacrificando anche qualcosa a cui teniamo pur di soddisfare il nostro obiettivo. Progetti futuri? Progetti futuri, ci sono dei singoli pronti, di cui vado molto fiero, uno in particolare, che mi piace da morire, però stiamo aspettando questo momento di quarantena anche per capire che cosa succederà. Quest'estate mi sarebbe piaciuto tanto risuonare come l'anno scorso, ma probabilmente, vista la situazione, non si sa, teniamo incrociate le dita. Dicci un proverbio. La vita è così, ma a me piace così. Questo non è un proverbio, in realtà è una citazione a una serie TV che si chiama Suits, e che però secondo me la dice molto lunga su tante cose. E penso che sia davvero importante viversi la vita più di quello che si vede con i propri occhi, fondamentalmente, viversela veramente al massimo. Nomination. Per la prossima intervista io nomino Pineta Musica, che spero che accetti il mio invito. Questo era tutto da 24 ore, spero che l'intervista vi sia piaciuta. Per me è stato molto piacevole e molto interessante, ma soprattutto una grande follia, visto che ho dovuto registrare 1000 clip perché avevo la memoria interna continuamente piena. Quindi ringrazio ancora per tutti quanti voi per l'attenzione, ringrazio i ragazzi di Enterprise Studios per l'opportunità che mi è stata data e vi invito a partecipare, anzi andare a vedere il sito www.enterprisestudios.it e a mandare la vostra candidatura per il nuovo format che uscirà a breve, che si chiama Live at Enterprise Studios. Quindi fatelo e seguitemi perché presto potrebbero uscire delle nuove cose, ok? Ciao a tutti!